Ciao a tutti, oggi vi porto in un percorso molto carino. Siamo al confine tra la provincia di Trento e quella di Vicenza, per la precisione Pian delle Fugazze, e da qui faremo un percorso ad anello sotto al Monte Carega. Vedremo l'ossario del Pasubio, attraverseremo il ponte tibetano, arriveremo al rifugio Monte Grosso e poi torneremo indietro costeggiando il Selletta. Un bel percorso adatto a tutti che spero vi piacerà. Alla fine del video troverete anche un riassunto di tutte le caratteristiche di questo percorso. Una tappa lungo la strada che merita di essere fatta è quella dell'ossario del Pasubio. Siamo a circa 1200 metri, a 2 km da Pian delle Fugazze, e qui c'è questa specie di faro in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Curiosità, è uno dei quattro simboli contenuti nella bandiera della provincia di Vicenza. La strada è abbastanza agevole perché è una salita molto lenta. Ed eccoci finalmente sul ponte tibetano. Sospesi a 30 metri di altezza per 100 metri. Un'ottima esperienza. E finalmente si arriva al rifugio Campogrosso, che è proprio nel mezzo delle piccole Dolomiti. Bellissimo panorama tutto attorno, e poi da qui si può iniziare la via del ritorno per il circuito ad anello. Comunque è una sensazione meravigliosa perché il bosco è completamente immerso nel silenzio. Fantastico. Tra poco riassumeremo tutto quello che ha caratterizzato questo percorso. Spero vi sia piaciuto e vi auguro di poterlo fare presto.